Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Mimmo Refriger. Allora ragazzi, in questo video faremo una simulazione con delle luci ad incandescenza su una scheda inverter di un climatizzatore unità esterna. In questo caso abbiamo una scheda montata sui condensatori Hisense OK, Whirlpool e tante altre marche. La simulazione verrà fatta con queste tre luci per quanto riguarda il compressore. Poi qui abbiamo altre due luci, una è montata sulla valvola a quattro vie e l'altra è montata sul ventilatore unità esterna. Poi qui abbiamo un'altra luce per quanto riguarda la ventilazione dell'unità interna. Questa è la scheda dell'unità interna, qui c'è il display. Ok ragazzi, allora andiamo a fare la simulazione, vediamo un po', diamo alimentazione. Ovviamente a sequenza si accenderà prima la luce interna del ventilatore interno, poi si accenderanno le due luci per quanto riguarda sia il ventilatore per la valvola a quattro vie. Perché valvola a quattro vie? Perché sto mettendo la funzionalità pompa di calore da remoto, ok, con il telecomando. Quindi vado a accendere. Come ben abbiamo visto, la luce del ventilatore unità interna, luce, le due luci, valvola a quattro vie e ventilazione. Adesso vediamo il compressore. Ok, si è fermato perché in pratica si va a poi a fermare, va in protezione, perché il processore non vede, non legge la frequenza di ritorno sul processore. Ok, quindi di conseguenza, siccome non c'è un ritorno di sequenza di giri, manda tutto in blocco. Ovviamente questa è una simulazione solamente per vedere se effettivamente le tre fasi stanno funzionando bene, e quindi è un test in pratica. Queste qua abbiamo le tre fasi, quindi andiamo tanto a spegnere. Ah, dicevo, qui abbiamo le tre fasi di cui abbiamo fatto la simulazione del compressore, ok, che sono queste tre luci. Quindi la sequenza delle luci deve essere in questo modo, come abbiamo visto. Se la sequenza è diversa, oppure si accendono solamente due su tre, se ne accendono solamente due su tre, allora in questo caso c'è un problema per quanto riguarda la parte dell'IPM sulle tre fasi, ok? La stessa vale per le luci che abbiamo sulla valvola a quattro vie, e il ventilatore che vediamo qua. Tenendo presente che questa scheda ha il ventilatore a 220 volts. Ok, quindi questo è il condensatore della scheda 220 volts. Ragazzi, questi qua sono delle semplici luci di incandescenza da forno, sono da 25 watt. Ho messo due coccodrilli, due pinzette. Ok, lo stesso vale per questa, uguale. Adesso andiamo a fare lo schema di questo, è molto semplice realizzarlo, sempre tre luci ad incandescenza, 25 watt per ogni luce, sono luci da forno e dei supporti luce
lo stesso per qua per quanto riguarda la ventilazione. Allora andiamo a vedere lo schema, come è fatto questo simulatore per il compressore VLDC, ok? Quindi abbiamo tre cavetti, tre uscite di ogni lampadina, un capo per ogni lampadina, e gli altri cavi, è abbastanza semplice, gli altri cavi collegati uno con l'altro. Adesso magari facciamo uno schemino, così vi è più facile, se non l'avete capito, vi è più facile realizzarlo. Allora ragazzi, andiamo sulla nostra lavagna. Questo schemino è abbastanza semplice. Facciamo le tre lampadine, ok? Quindi un cavo va collegato in serie alle altre tre, quindi l'altro vanno messe i coccodrilli, ok? W, ok ragazzi, quindi come ben vedete è abbastanza semplice, metto così si vede meglio, un cavo va collegato con le tre lampadine, un cavo per ogni lampadina va unito con l'altro e l'altro cavo singolarmente va sull'uscita della scheda inverter UVW, ok? Quindi questo simulatore è abbastanza economico, semplice e è molto molto capibile se è un problema del compressore e dell'IPM, perché nel momento in cui se le lampadine non si dovessero accendere, allora quel problema in quel caso ha il problema la scheda, mentre invece se le lampadine si accendono e fa la sequenza come avete visto nel video, fa la sequenza accendi e spegni, no? E allora in quel caso ha problemi il compressore, ok? Poi ci sono altri modi di vedere il problema, e quindi se due se ne accendono solo due e una non si accende, allora in quel caso ha sempre problemi la scheda. Se si accendono, se non vanno a modulare tutte e tre, allora in quel caso ha problemi la scheda. La maggior parte delle volte vabbè problemi la scheda, però può succedere che la scheda non manda il segnale, che manda il segnale correttamente modulando le tre lampadine e il compressore non parte, sentite quel rumorino che magari il compressore è bloccato, che vuole partire e non parte, e in quel caso il compressore è bloccato, ok? Bene ragazzi, da Memory Rigger questo è tutto, spero di essere stato utile e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per i nuovi video, azionate la campanella sulla destra per le notifiche, importante, perché vi arriverà la notifica quando caricherò un nuovo video. E niente ragazzi, da Memory Rigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.